Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per parlare di quello che è successo, ma soprattutto per fare un bilancio in Casa Biancorossa dopo i tre scontri contro tre formazioni importanti come Ternana, Bari e Regina. Lo faremo alla luce dei numeri, alla luce di quanto è successo, di quanto potrebbe accadere domenica, perché il Teramo va sul campo, innanzitutto per la seconda volta va al Razza di Vibo Valentia, perché ci aveva già giocato con Rand, e probabilmente va ad incontrare la formazione che solo sulla carta potrebbe sembrare morbida, e invece è tutt'altro che tale. Ne parleremo per 60 minuti come di consueto, anche con voi qualora lo vogliate, al 392-6237-060. Ne parleremo anche con i nostri ospiti, e allora presento il primo, e per questo ringrazio la Teramo Calcio, il direttore sportivo biancorosso Sandro Federico. Buonasera direttore. Buonasera Jacopo. Bentornato nei nostri studi. Ho questa mia mise differente rispetto al consueto, è quasi opera di convincimento negli anni di Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Saluto a te, buonasera a tutti. Salve. Ecco qua. Spero che tu sia contento, perché di solito dici sempre solo con la camicia, solo con la camicia, solo con la camicia. Beh, e invece questa sera non con la camicia e basta. Va bene, tra poco avremo il terzo ospite della serata. Intanto vediamo la classifica. Dopo queste giornate di campionato, dopo i tre scontri diretti con la Regina che comanda quota 43 punti, Potenza e Ternana quota 36, poi c'è il Monopoli a 34, Bari 33, Catanzaro e Catania quota 24, Vibonese e Teramo quota 23 punti, 22 per la Casertana, 21 punti per Viterbese e Cavese, 20 per Paganese e Avellino, 19 per la Virtus Francavilla, 17 per il Picerno, 12 per il Bisceglie, 11 per Sicula, Leonzio e Rieti. Chiude la classifica in Rende, ma vedete gli asterischi, perché la settimana prossima, mercoledì 11 se non erro, ci saranno i recuperi Paganese Catania e Vibonese Catanzaro, quindi le formazioni che vedete contrassegnate dall'asterisco hanno una partita in meno rispetto a tutte le altre. Ovviamente comanda la Regina, soprattutto dopo il 3-0 del Bonolis di domenica pomeriggio. Ci ha raggiunto il terzo ospite, lo saluto, lo ringrazio per essere con noi, un altro direttore sportivo, Vincenzo Minguzzi. Buonasera direttore. Buonasera. Benvenuto nei nostri studi. Grazie. E allora, bella domanda, perché la trasmissione dura solo un'ora, troppo poco, grazie. Allora, cominciamo a parlare di quello che si è visto domenica, alla luce del fatto, direttore, che era il terzo impegno, il terzo scontro, chiamiamolo diretto, ma in realtà scontro diretto non era. Alla luce di quanto si è visto e alla luce della classifica, c'è un po' di delusione per aver raccolto solamente due punti? Perché poi sentiremo, non è una domanda fatta casualmente, perché poi sentiremo Costa Ferrera che dice sì, effettivamente forse dovevamo raccogliere un po' di più per la squadra che siamo. Ma ogni partita va analizzata per quella che è. La partita con la Ternana probabilmente meritavamo qualcosa di più, meritavamo forse di vincere. A Bari probabilmente il pareggio ci stava tutto, perché abbiamo fatto un'ottima ultima mezz'ora. Domenica con la Regina, dopo 4-5 minuti abbiamo avuto una reazione rabbiosa. 20 minuti, mezz'ora fatta bene, il secondo gol probabilmente ci ha tagliato le gambe, il secondo tempo purtroppo non c'è stata partita. Quindi venivamo da una settimana dove c'era anche un grande entusiasmo, perché si parlava solo bene del pareggio di Bari e del pareggio in casa con la Ternana. Potevamo raccogliere di più, ripeto, sicuramente. Domenica, analizzando anche nei dettagli la partita attraverso i dati che raccogliamo anche su WeScout, sì, è stata paradossalmente una partita giocata sul possesso di palla,
sui singoli episodi, giocata quasi alla pari della Regina. Secondo tempo loro hanno creato molte più occasioni, la differenza hanno fatto i duelli individuali, e probabilmente ogni occasione creata dalla Regina poi è stata concretizzata. E noi forse abbiamo commesso qualche errore di troppo, e cose che vanno assolutamente analizzate e corrette, e quindi questa è l'analisi di quest'ultimo periodo, escludendo la sconfitta di Picerno, che, ecco, perché che, poi... che non rientra, insomma, perché è stata una partita sottotono. Perché queste tre partite poi in realtà, se prese singolarmente, danno un risultato nel giudizio, probabilmente tornando una settimana indietro fanno 2 punti in 4 partite. Ecco, io penso, intanto Francesco si dispera ancora sul replay del primo gol di Reginaldo, penso... Come? Il numero ancora non me lo imparo a memoria. Il 18 è Iotti. Probabilmente alla luce di questo, direttore, forse la delusione è ancora un po' più ampia, perché diventano 4 partite, 2 punti. Allora, siamo in un percorso di crescita. È ovvio che adesso dobbiamo accelerare, perché sono passati 3 mesi, 4 mesi, ma alla nostra classifica mancano quei 5-6 punti iniziali. Persi con Rieti, Rende, persi con la Viterbese in casa. Parlo di partite che meritavamo nettamente di vincere, non parlo di partite dove probabilmente anche in altre, anche a Potenza potevamo raccogliere di più, ma dico solo queste 3 partite e staremo qui a parlare di una classifica diversa. Ma dico quella fase iniziale perché? Perché purtroppo abbiamo pagato il ritardo nella costruzione della squadra, è che praticamente 23-24 calciatori sono arrivati nel giro di 40 giorni, man mano ogni giorno ne arrivava uno, e poi assemblarli e metterli insieme non è semplice. Un allenatore nuovo, una proprietà nuova, insomma, sono tutte situazioni che purtroppo dal di fuori non si riescono a capire e a comprendere. Quindi, ripeto, ora in questa fase ormai siamo, come dire, avviati, e si può fare meglio, si può fare di più, ovviamente correggere questi errori. Abbiamo un organico comunque anche con tanti giovani che vorremmo valorizzare, giovani di proprietà, e quindi qualche errore di troppo ci può stare. E dobbiamo essere bravi a correggerli, ripeto, ma paghiamo inevitabilmente quella prima fase difficile che abbiamo avuto per tutti questi motivi che ho. Ok, io ovviamente mi sono segnato, mentre il direttore parlava, mi sono segnato alcune considerazioni che arrivano da casa, e poi diremo, perché chiaramente il mercato di gennaio, che si apre tra poco, sarà argomento di discussione. Dal direttore Minguzzi volevo chiedere, vedendo la classifica, se si aspettava questa, non tanto questa posizione del Teramo, quanto un distacco che, ai noi, un po' ci sorprende, perché 20 punti dalla prima, 10 punti dal Bari, soprattutto quello scalone al netto dei recuperi di Catanzaro e Catania e Vibonese che c'è proprio tra la quinta e la sesta e tutto il resto del campionato, dai, mettiamola così. Se l'aspettava? Beh, no, pensavo, vabbè, a parte la Regina ha tirato fortissimo, quindi un po' l'anomalia, un pochino i punti che ha fatto la Regina, peraltro meritatissimi, si vede che è la loro annata, perché sono bravi e anche fortunati negli episodi, quindi, però c'è da dire che magari il Teramo, dal Teramo ci si aspettava sicuramente una posizione un pochino più alta in classifica, perché vale, secondo me, le squadre che ha davanti. Si dice di tutte le corazzate, però al secondo e terzo posto ci sono Monopoli e Potenza, quindi evidentemente qualche corazzata è in ritardo. E il Monopoli e il Potenza dimostrano che comunque si possono fare delle buone squadre anche così, con un po' di pazienza, lavorando magari su giocatori molto legati alla categoria, e credo che
ci sia da fare un plauso a queste due squadre, perché in effetti stanno facendo un grosso campionato. Vi faccio vedere una cosa, così vado da Francesco. No, Alessandro, devo gli argomenti, già ce l'ho con quello che ha detto Sandro e per i messaggi arrivati. Comunque facci vedere questa cosa. Allora, visto che perché poi effettivamente noi siamo andati un po' a ritroso e abbiamo visto che... Perfetto questo messaggio, sì, perfetto questo la messaggio. La marcatura zona sui calci piazzati, però quelle poi sono disposizioni dell'allenatore. Esatto, noi non possiamo entrare, cioè, possono essere sollecitazioni, ma noi è giusto che non facciamo gli allenatori, anche perché soprattutto nel mio caso farei più danni che altro. Prima che metti altra carne al fuoco, perdonami, allora si parla di crescita di giocatori arrivati fino al giorno bombaggi, per dire il giorno della presentazione e tutto il resto. Ma mi sembra che, come giustamente hai scritto oggi tu, che la regina ha... Ecco, vediamola, è lì volevo arrivare. Vediamo la prima schermata. Ha 5 giocatori della passata stagione e gli altri 15-20 nuovi. Questi sono i 47 movimenti di mercato della regina, che praticamente ha Bellomo, Farroni e un paio di altri giocatori, erano dell'anno scorso. Tutti gli altri sono acquisti / cessioni. E perché la regina ha trovato subito, per essere sintetico, per non togliere spazio agli altri e per non dilungarmi troppo, ha trovato la quadratura del cerchio, come si suol dire, e il Teramo no? Uno mi potrebbe dire, sono singolarmente presi, i giocatori della regina sono più forti del Teramo, ci può stare. Toscano è più bravo di Tedino, ci può stare. Quel pizzico di fortuna in più che aiuta e ci può stare. Però se giustamente Sandro dice bisogna continuare a lavorare, oggi lo ha ridetto Costa Ferrero, hanno detto gli altri giocatori, avevo deciso di fare una battuta che poteva sembrare polemica e se vogliamo lo è, però già che qui c'è il rappresentante della società, il presidente magari ci segue da casa, togliamole queste conferenze stampa del martedì, perché giustamente tutti i giocatori dicono dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare, dobbiamo impegnarci, e ho capito, ma dopo 4 mesi gli errori sono sempre gli stessi. Io la prima volta che ho sollevato il fatto della disposizione tattica nella fase difensiva è stata dopo la partita di Rende, e tutti ricordano come abbiamo preso quel gol con la Viterbese, grande giocata di Pinelli, com'è che si chiama quella della Viterbese? Pacilli. Quasi è uguale. Benissimo, però come era sistemata la difesa, i due gol presi domenica con la regina, come stavamo in difesa, quindi evidentemente fino ad oggi o si è lavorato male o i giocatori sono scarsi, o l'allenatore lavora in modo sbagliato, oppure non si capiscono. Qualunque di queste quattro situazioni, soluzioni, chiamatele come volete, mi lasciano perplesso. Quando ho detto non facciamo più le conferenze stampa, perché giustamente i poveri giocatori... No, invece oggi Costa Ferreira ha detto delle cose molto interessanti, poi le ascolteremo, esatto, però ho capito cosa vuoi dire. Costa Ferreira ha detto se continuiamo così non facciamo i playoff. Bravo Costa Ferreira, ma lo sappiamo pure noi, comuni mortali. No, che non ha detto solo concetto, questo, devo dire la verità. Sì, concetto, e non è neanche il concetto che mi ha colpito di più. Ma il concetto principale, la cosa che mi ha colpito di più è questo, è che ha detto, io 3 settimane fa avevo detto che il Teramo non era ancora a livello delle grandi, oggi lo confermo. E ma nessuno pretendeva che il Teramo fosse a livello delle grandi. Aspetta, ma soprattutto quello che perlomeno a me ha colpito è quando Costa Ferreira, poi lo ascolteremo, ha detto ho avuto proprio una sensazione di impotenza rispetto alla regina, e questo direttore non so se è preoccupante, ma rispetto ma...
Ma sì, perché rispetto alla regina ci può stare. Capito? No, no, ma faccio, ossia, faccio fatica a stare zitto. E tra l'altro questa sera sto in mezzo a due direttori sportivi che io stimo e che la loro storia parla a loro favore, quindi mi dovrei stare quasi zitto. Però e come faccio? Io non chiedo, giusto, ma giusto. Nessuno chiede che aveva chiesto che il Teramo dovesse competere o dovesse raggiungere i risultati della regina. Intanto qualcuno mi dovrà sempre spiegare come può essere che la regina, l'abbiamo visto, squadra completamente nuova e rivoluzionata, c'ha 43 punti e ha trovato subito che gioco. L'ho detto prima, non mi voglio ripetere. Rispondo io subito, lo so. Francesco, sì. La regina ha avuto un cambio di proprietà a fine dicembre dell'anno scorso, sì. Sì. E già nel mercato di gennaio ha dato un segnale forte, sì, a livello nazionale, prendendo 5-6 giocatori molto forti, sì, facendo capire chiaramente già a gennaio che l'anno successivo sarebbero ripartiti da subito, prendendo praticamente il 90% di questa rosa di adesso, poi qualcun altro è arrivato a fine mercato. Perfetto, completamente nuova. Ma avendo già comunque un cambio di proprietà, hanno preso i calciatori tutti già pronti per il ritiro, ripeto, sì, il 90%. Noi questo l'abbiamo pagato perché Mungo, Bombaggi, Iotti, Costaferrero, sono tutti arrivati dopo praticamente 20 giorni di ritiro. Costa Ferreira è arrivato l'ultimo giorno di mercato e sono arrivati senza condizione, quindi Martignago, sono arrivati che non erano neanche allenati. Purtroppo abbiamo pagato questo perché alcuni mesi, agosto, settembre, ottobre, mi sono Parlando della prima fase dove abbiamo perso i maggiori punti, perché se avessimo 6 punti in più staremmo qui a fare ragionamenti diversi. Certi ragionamenti li farei allo stesso modo, le fesserie che facciamo nella soluzione difensiva, perché non voglio dare solo la colpa ai difensori. Lo abbiamo visto, sono in area, sembra lo stesso modo, noi sui cross dalla tre quarti o da fondo campo, ma soprattutto dalla tre quarti, che sono i cross meno pericolosi, mi è stato sempre insegnato da allenatori che navigano in A e in B e da giocatori che navigano in A e in B, i cross più pericolosi sono quelli da fondo, noi sui cross dalla tre quarti andiamo sempre in bambolo, quindi ripeto, o c'è un lavoro che i risultati mi dicono che non va bene, quindi deve essere cambiato il lavoro tattico, oppure i giocatori sono scarsi. Sono convinto che la verità sta nel mezzo, ossia qualcosina forse bisogna cambiare, non può essere tutto sbagliato e non può essere che i giocatori sono scarsi come li vediamo, perché noi ne abbiamo presi tanti e tanti di gol, compresi anche i gol su punizione con la difesa che si apre, con la difesa con la barriera, chiedo scusa, che si apre e con la barriera che è posizionata male. Sono errori. Ma stai parlando anche di errori individuali, perché dove si apre la barriera non è che è ovvio che si dà delle indicazioni ben precise. Alcune situazioni vanno corrette, ripeto. Stiamo lavorando da inizio anno con una difesa tutta nuova. Abbiamo voluto ringiovanire anche tutto il reparto difensivo, non riconfermando quelli che sappiamo, no? I soliti nomi, per costruire, ripeto, un organico, uno zoccolo duro, per poi nel tempo provare, come ha fatto la Regina, come hanno fatto tante altre squadre nel recente passato, il Pordenone, che è quello che forse più si avvicina al nostro progetto. E l'obiettivo è quello di continuare a lavorare e una buona fase difensiva non si fa in 3 mesi, te lo posso garantire. È ovvio che ci sono degli errori individuali e vanno corretti, ma non è dall'oggi al domani che in qualche modo possiamo... Ho capito, ma l'oggi al domani sono... Risolvere. Dopodiché prometto che non tolgo più spazio né a Federico né a Minguzzi, però ripeto, sono 4 mesi. Ossia, determinati errori, ossia noi senza gli errori presi su i gol, la maggior parte sono dovuti a errori di posizionamento nostri, non alla bravura degli avversari. La Juve di oggi, che ha vinto 8 scudetti consecutivi, sta stravincendo tutto in Italia, viene da 2 anni, non da 3 mesi, da 2 anni di fallimenti con dall'epoca di Marotta e Paratici. Ci sono voluti 2 anni per rimettere a posto la società, la squadra, e da lì sono ripartiti poi senza mai fermarsi. In 4 mesi ti posso garantire non si costruiscono le grandi squadre. Allora... Poi si ha la fortuna, probabilmente, che mi è anche capitato in passato, di riuscire a mettere insieme 15 calciatori nuovi e trovare subito l'alchimia tra loro,
Questo è un altro discorso, ma spesso queste sono cose che non sono semplici da fare. Un esempio, il Catanzaro, che al terzo anno, quest'anno doveva essere la super favorita, con lo stesso allenatore, un organico più o meno dello stesso anno, dello scorso anno, si ritrova un punto più di noi, un punto più o meno nella stessa. Quindi non vuol dire niente, non vuol dire che spendere poi o non spendere porti a dei risultati certi. Io volevo chiedere però, sulla base di quello che ha detto il direttore Santo Federico, al direttore Minguzzi, ma allora, direttore, mi permetta una considerazione all'atere che facciamo di lei, considerando che il direttore Santo Federico non ci ascolta, ma allora era veramente il caso di cambiare così tanto, se poi ci vuole così tanto tempo per amalgamare, con tutti i rischi del caso? Senti, sono strategie che poi all'inizio dell'anno uno riflette e pensa cosa facciamo quest'anno, poi ognuno si dà per scontato che uno cerchi di fare il meglio in quel momento lì, poi è chiaro che col senno di poi ti viene da pensare forse qualche cosa potevamo tenere di quelli che c'erano, però sono scelte che sono state fatte all'inizio, si possono anche discutere. Cioè la fase difensiva si fa come squadra, si fa anche come reparto. Io ho visto, analizziamo uno dei gol presi domenica, no? Il primo gol. Primo gol. Cioè, sul primo gol i difensori che sono vicini alla palla devono accorciare, uno non si può mettere a guardare a due metri dalla palla l'attaccante che è dentro, che sta prendendo la mira per fare un cross, lì devi accorciare e andare subito nel contrasto. Quindi è un atteggiamento sbagliato e forse dimostra che magari devono crescere a livello individuale dei giocatori che forse non hanno quella maturità, quell'esperienza, quella conoscenza del lavoro, perché è in effetti, cioè io valutiamo la partita di domenica senza andare indietro nel tempo a rivedere troppe partite, ma l'atteggiamento troppo fragile di una squadra che ha preso gol con una certa facilità. Poi ripeto, contro una squadra come ho detto prima, che quest'anno gli riesce tutto, fanno tutto bene, però sono anche bravi a interpretare la partita, vanno sempre in avanti, sulle seconde palle ci arrivavano sempre prima, quindi un atteggiamento molto 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 propositivo, cioè erano molto convinti di quello che facevano e lo facevano anche bene. Poi ripeto, sono stati anche fortunati perché Bombaggi poteva fare il gol del pari, magari veniva fuori un'altra partita. Però a proposito la metto in un altro modo, direttore, cioè, io sono il presidente di una società e le dico: direttore, bisogna cambiare praticamente tutto, con tutti i rischi connessi che sappiamo. Lei accetta oppure dice no, è troppo rischioso? No, la domanda è da fare sarebbe a chi l'ha fatto, perché? Cioè, il motivo, può darsi che ci sia un motivo che noi non conosciamo e che ha spinto la società a cambiare. Qualche giocatore, ma c'era qualche giocatore bravo che sta facendo anche bene in questo momento qui, quindi è tutto discutibile, ma alla base di questo può darsi che ci fossero dei motivi diversi che io non conosco. La società, è chiaro che se tu vai a costruire devi cercare di basarti anche su delle certezze, avere magari qualche sicurezza, no, nella squadra, quindi probabilmente è anche più facile. Adesso in prospettiva si può correggere qualche cosa a gennaio e sicuramente cercare l'anno prossimo di tirar fuori il meglio di quello che c'è per poter fare una squadra più competitiva. Quest'anno, fermo restando che poi i playoff sono così allargati, a me non piacciono molto, però ti possono portare a fare un altro campionato e quindi arrivare alla fine con una squadra che sta bene, magari anche se arrivi sesto, settimo, quinto, ci si aspettava sicuramente qualcosa di più, però arrivi in una posizione dei playoff e poi te li vai a giocare. Il passato insegna anche che il Cosenza, che ci è arrivato per miracolo ai playoff, poi dopo li ha vinti, sono favorite chiaramente chi arriva a seconda, terza, questo è ovvio. Però prima che risponde Sandro, attenzione, io non l'ho toccato l'argomento che stanno trattando loro, perché per me quello è un capitolo chiuso. Quale? E questo qua di che poteva magari restare qualche giocatore del passato. No, però scusami, perdona. E non perché io entro nel merito di questa squadra. Il terzo gol
e ci risiamo. È vero che il calcio, il terzo gol, effettivamente, io l'ho detto commentandolo domenica, quando è stato, è un 10 po' inusuale, colpo di testa sempre di Lojacono, quasi da quella posizione, e prende il palo. Noi non ci stiamo, proprio non ci stiamo fisicamente in determinati momenti sulla partita. Io vado ancora più a fondo rispetto a quello che ha detto giustamente Vincenzo, che si è mantenuto sulle generalità, sulle generali, anche se giustamente ha detto lì basta che il primo difensore accorcia, magari crei un minimo di disagio al giocatore che sta facendo cross, ma poi dentro l'area ce n'era uno tra due difensori, uno era troppo avanti e uno era troppo dietro. Ripeto, qui c'è, ma si, siccome tutto questo si sta ripetendo, e non è solo, ripeto, con sì, la Viterbese, giocammo bene, meritavamo di vincere, proprio alla fine hai preso gol sull'unica azione buona della Viterbese, ne parlammo, demmo il giusto risalto alla bella giocata del quello Pacilli. Che, di Pacilli, però pure lì dove stavano i difensori? Sì. Ripeto, quindi o... si lavora, il discorso è semplice, non scherziamo qui, o si lavora male tatticamente o non si riesce a applicare quello che si prova, oppure sono scarsi. Delle tre io non lo so qual è la soluzione, certamente sono convinto che questi non sono giocatori scarsi, okay. Anche perché attenzione, e velocemente a un altro argomento che tengo a cuore, anche perché a Teramo ormai da anni, se andiamo a rivedere, la storia ci insegna che molti giocatori ritenuti scarsi a Teramo sono andati via. Parleremo, e hanno fatto, perché ce n'è qualcuno dopo. Proprio nella Vibonese ce ne stanno tre nella Vibonese, più ci stanno giocatori, e se ne parlava velocemente prima, tanti, ma l'abbiamo già detto tante altre volte, che a Teramo non sono andati bene e che oggi fanno la loro ottima figura in Serie B. Ok, prima della pubblicità, detto ce la fa a rispondere in maniera sintetica a queste sollecitazioni. Stasera forse andiamo oltre l'ora. Sì, sì, va bene. Accompagniamo il primo degli spettatori. Va bene, io poi mi sono, questo a beneficio del pubblico, ho segnato tutte quelle domande che avete fatto. Ti dico che quando si parla del Teramo oggi voglio almeno 2 ore, dillo alla proprietà, grazie Roberto Nepa. Roberto, io ci provo, ci proviamo, diamo questa sollecitazione, magari 2 ore un po' troppo, forse 1 ora e 30, però ci proveremo, dai, è una promessa. Così ho rubato, e chiedo ancora venia, ancora più spazio alla risposta del direttore Sandro Federico. Rispondo a Vincenzo. Noi avevamo intenzione di tenere 3 calciatori, Celli, Proietti e Infantino. Infantino aveva già il contratto, Celli e Proietti c'era da ridiscutere il rinnovo del contratto. Proietti tornava al Pescara, quindi in qualche modo c'era la disponibilità. Con Celli non si è trovato l'accordo con il procuratore, che poi lui ha cambiato dopo 20 giorni e è andato a Terni senza procuratore, perché ne abbiamo parlato tra l'altro quando è venuto da noi dopo la partita. Quindi era un nostro obiettivo, è stato uno dei più positivi l'anno scorso. Se poi si pretende l'impossibile è difficile, ma era il procuratore che pretendeva l'impossibile e non il ragazzo, ed era dispiaciuto di questo perché sarebbe rimasto volentieri. Infantino purtroppo, dico, pur avendo un anno di contratto, aveva delle richieste e dal primo giorno pretendeva un rinnovo di contratto per altri 2 anni, cosa che noi probabilmente avremmo fatto anche più in là, ottobre-novembre, ma non con quella fretta, non con quella velocità, perché volevamo un attimino anche ragionare, e si sarebbe arrivati a un rinnovo, ma l'out è stato, come dire, decisivo. Infatti siamo arrivati fino all'ultimo giorno di mercato, perché in qualche modo questo atteggiamento non ci era piaciuto, e l'abbiamo lasciato andare perché non c'erano più le condizioni. Il ragazzo ormai aveva richieste da altre parti. Questa nuova proprietà voleva anche ringiovanire, e in effetti abbiamo preso Tomei, che è un 84, ma gli abbiamo fatto un anno di contratto, perché è una strategia societaria. Su Proietti non c'è stato neanche il tempo di discutere, che è arrivato subito a Ternana e ha ragionato col Pescara, hanno fatto operazioni insieme, okay, a Ferrante. Quindi erano i 3 calciatori che effettivamente potevano restare dell'anno precedente, che venivano da una stagione molto positiva. Posso fare una quarta considerazione tutta mia? Dare un mediano di rottura in scambio con un terzo portiere come Valentini
perché Persia per caratteristiche non rientrava nei piani del mister Tedino, proprio per qualità e caratteristiche, quindi ci sembrava inopportuno tenere un ragazzo del 98 che l'anno scorso con noi ha fatto una stagione tra alti e bassi, quindi è stato più per dare un'opportunità al ragazzo. E Valentini, che è un portiere per noi di prospettiva, che 2 anni fa fece molto bene a Fermo, è un 97, quindi comunque non era per come terzo portiere, ma è più un'operazione di prospettiva. Quindi si è incastrata questa situazione. E sono tante le squadre tutti i livelli che giocano senza il mediano interditore. Fino a quando si parla di un difensore esperto, di uno, l'abbiamo già detto quando è stato qui Tedino. Sia non di tutte papere moto, sia manca forse chi dirige in mezzo al campo, chiamatelo come volete, il giocatore esperto, quello che guida, quello forse manca. Arrigoni domenica è il calciatore che ha queste caratteristiche. Esatto, bravo, perché l'abbiamo preso. Se la gente si aspettava che Arrigoni fosse il classico centromediano metodista che illumina, fa il lancio, fa tutto. Arrigoni è uno che nella sua carriera, dove è stato, ha giocato sempre molto bene, titolare nel Lecce che ha vinto il campionato, centromediano che è bravo anche nel riconquistare palle. E domenica agli amati colleghi in tribuna stampa ho detto: guardate che la quinta palla che riconquista e riporta il termine in avanti a Rigoni, guardate con attenzione le partite. Poi però a Rigoni ha bisogno a fianco a sé di determinati giocatori, che credo che ci siano, ma anche di una disposizione, di indicazioni da parte dell'allenatore, perché a Rigoni poi è quello che tac ti appoggia la palla e finisce giustissimo lì. Però io pare che sia Rigoni, secondo me non lo è, fermo restando che comunque abbiamo un'alternativa doc come Viero. Visto che siamo entrati nelle dinamiche editoriali, certamente devo dare la pubblicità, a tra poco. Stasera sei sacrificato. Eccoci rientrati. No. 7 mesi che non gioca. Quindi Soprano. Ah. E prima che prende, che sicuramente è bravo, io non lo so. Ma prima che riprende la condizione Soprano, ci vorranno altri 2-3 mesi. Che sei rientrato con una considerazione della pubblicità, e penso che televisivamente parlando sia un unicum. Sia un unicum nella televisione. Una volta mi piaceva come amaro. Cioè, sei rientrato con una considerazione. Cioè, nel bel mezzo del discorso. Penso che non sia mai capitato. E non sarà capitato, chiedo scusa. Ma tanto l'hanno capito, perché così non ci vorranno 2-3 mesi, ma ci vuole un pochettino di tempo. Sentiamo Costa Ferreira questo pomeriggio. Non potremmo essere molto soddisfatti, diciamo, da questo filotto di partite, perché abbiamo raccolto poco per la squadra che siamo. Naturalmente abbiamo incontrato grandi squadre, quello non è ovvio, però penso che qualcosina in più potevamo fare. Per quanto riguarda la partita di domenica, sicuramente sarà difficile, penso la più difficile di queste squadre tra Bari, Ternana, Regina, perché è una squadra che gioca molto bene a calcio. Ovviamente andando fuori casa in trasferta noi avremo qualche difficoltà, come l'abbiamo avuta fino adesso. E sicuramente non dobbiamo permettere gli errori che abbiamo fatto in passato, come magari subire qualche contropiede in più, qualche ripartenza. Dobbiamo stare sicuramente molto più attenti alla ripartenza. Ma sicuramente abbiamo incontrato una grande squadra, diciamo forse la squadra più compatta, non a livello di gioco, non parlo a livello di gioco, ma a livello proprio di sensazione dal campo, che non riuscivamo proprio a fargli del male, nel senso a riuscire a fare un gol almeno. Mi ha dato una grande impressione perché, come ho detto prima, molto compatti, molto corti, molto concentrati. Penso sia stata forse la partita più difficile dell'anno, ma non parlo del risultato 3-0, ma proprio dei 90 minuti che non siamo riusciti a incidere, come magari contro il Bari o come contro la Ternana, che davamo l'impressione di riuscire a fare qualcosa in più. Quindi sicuramente ci servì da lezione, diciamo, positiva da imparare da loro. Però ecco,
penso che possiamo uscire anche a testa alta, perché giocando contro una squadra del genere noi sicuramente non potremo puntare alle prime due, tre posizioni, diciamo, perché diciamo che sono altre squadre più attrezzate, più organizzate di noi, però continuiamo la nostra strada cercando di fare il massimo possibile. Deludere no, però diciamo che partendo da inizio anno con 24 ragazzi nuovi, il mister nuovo, tutto nuovo, alla fine meritiamo quello che abbiamo, ecco, non abbiamo fatto niente di più né niente di meno, quindi penso che i punti rispecchiano la nostra posizione. Certamente il margine è già un po' ampio per essere a dicembre, già 10, 13, 15 punti, cioè sono un po' tantini, però c'è sempre da migliorare, siamo ancora a dicembre, è lungo il campionato, sicuramente cercheremo di scalare altre posizioni in classifica, tenendo comunque l'occhio anche dietro, perché dietro comunque sono abbastanza vicini e cercheranno di entrare anche loro nei playoff. Tre settimane fa forse avevo detto che non era una squadra matura per i primi posti, quindi penso che lo penso tuttora, con i gol che subiamo, con sempre il stesso errore che stiamo facendo, lo penso tuttora che non siamo ancora maturi, non lo so quando lo saremo, perché questo nessuno lo sa, nessuno lo può dire, quindi pensiamo a domenica dopo domenica e a portare a casa il massimo dei risultati, dei punti a disposizione, e poi faremo la somma di conti, ecco. Io per quanto mi riguarda non mi sono illuso per niente, perché conosco la realtà dei fatti, conosco questa squadra, conosco le altre, per quanto mi riguarda personalmente non mi ha illuso, perché a parte sulla carta affrontavamo comunque delle squadre assolutamente a nostra portata, quindi diciamo che abbiamo fatto il nostro dovere, ecco. Quindi poi vai a giocarti con squadre sulla carta più forti di te, dovresti anche tu magari un attimino dimostrare di essere alla loro altezza. Fino ad oggi forse non lo siamo stati, però ecco, dobbiamo cercare di crescere tutti insieme. Rientriamo, io volevo chiedere al direttore Minguzzi, volevo chiedere, quando Costa Ferreira dice queste partite hanno detto che non siamo ancora maturi e non sappiamo quando lo saremo, non è... fatta salva la sincerità, viva la sincerità, però non è un po' preoccupante? Preoccupante, sta parlando anche lui, come, no, come noi valutiamo le partite e i punti, insomma, quanti punti hanno fatto nelle ultime partite? Nelle ultime quattro partite due punti. Quindi insomma, pensare diversamente non è facile, al di là poi lui sta dentro allo spogliatoio, evidentemente anche loro avevano delle aspettative diverse, magari si pensava di essere un pochino più competitivi con le squadre, cioè più competitivi in generale, quindi avere più punti in classifica, però poi ripeto, ognuno, cioè è chiaro che io adesso ragiono, faccio questo lavoro, sicuramente avrei fatto un lavoro diverso, perché avrei ragionato con la testa dei Minguzzi e avrei messo in atto quelle che sono le mie idee, che poi che siano più giuste o più sbagliate è difficile dirlo, ma comunque quello che secondo me è importante tenere sempre in considerazione, intanto cercare di ritrovare un pochino di cioè valutare bene quello che è successo fino adesso, capire bene gli errori, cercare a gennaio di correggere senza sbagliare, in maniera tale che tu fai un girone di ritorno con una squadra più competitiva, che magari trova che possa trovare una sua fisionomia più precisa, e ti vai a giocare i playoff. Ripeto, che saranno un altro campionato che magari potrebbe dare delle soddisfazioni diverse. Adesso, secondo me, buttare tutto, poi andare a pensare era meglio fare questo, era meglio fare quell'altro, sarebbe stato meglio fare... Certo. Cioè, non, difesa e centrocampo. Non mi toglie... Cioè, difesa e attacco sono... Eviterei... Cioè, è chiaro che uno dopo deve essere... deve cercare di far uscire un messaggio comunque positivo, però eviterei l'alibi
di pensare che è una squadra giovane, che in realtà giovane non è, perché è una squadra che ha puntato molto sull'oggi, non tanto sul domani, perché se c'era soltanto un under in campo, almeno nelle partite che ho visto io, quindi è una squadra chiaramente... si pensava a questo campionato, non tanto ai campionati che verranno, per cui io non perderei di vista questo obiettivo, che era l'obiettivo iniziale, creandomi alibi, e penserei di andare a rinforzare la squadra e poi di andarmi a giocare un finale di campionato magari in maniera diversa. Possibilmente, siccome sicuramente già state ragionando e pensando, perché se dovessimo fare dei movimenti in entrata soprattutto, ma gli ultimi giorni di gennaio, ok, dopo me siccome mi sono segnato tutti i messaggi, arriviamo adesso facciamo febbraio, 5 minuti di botta e risposta. Io sono Federico, così ti chiedo un po' di cose che vogliono sapere da praticamente casa, meglio che non parlo più, perché anche perché ho allora detto attaccante, mediano di rottura, difensore esperto, sono questi più o meno ci chiedono, io relata refero. Allora, ovviamente noi stiamo ragionando, ma abbiamo tre partite talmente importanti che qualsiasi altro ragionamento sarà rimandato al 23 di dicembre. Abbiamo Vibonese, Catania e Catanzaro in casa, e dopo queste tre partite che ci dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, riprenderemo a parlare di mercato. Tanto di mercato si parla comunque sempre, non è, sono tutte... strategie che facciamo e analizziamo ogni volta, adesso soprattutto da qualche settimana. Troppe mezze punte ci chiedono, se anche voi avete la sensazione che il Teramo sia molto molto ricco di Bombaggi, Costa Ferreira, Mungo, Lasic, tutta gente che può giocare tra mezzala a ridosso della prima punta e che poi nei settori difesa e attacco manchi un pochettino di alternative. Ecco, perché può essere un ragionamento di mercato. Ma abbiamo fatto tutte le operazioni che in qualche modo volevamo fare, anche a costo di aspettare qualche settimana in più, sapendo di prendere anche qualche giocatore in ritardo, e qualcosa ci è sfuggito, perché comunque competere con altre società che hanno un budget esagerato, e no, non dimentichiamo che stiamo vivendo forse il campionato più di alto livello degli ultimi 20 anni, in un girone complicatissimo. È vero che negli ultimi anni abbiamo avuto sempre gironi equilibrati, ma questo qui, a detta di tutti, è veramente il campionato più tosto e difficile in assoluto dei tre gironi. E questo comunque è un ulteriore problema. È inutile nascondersi a tutto quello che ci siamo detti. Ripeto, possiamo analizzare tutto quello che vogliamo, ma se siamo in ritardo è perché comunque abbiamo anche inevitabilmente delle attenuanti. Ci chiedono se Piacentini va via. No, Piacentini rimarrà qui fino a giugno. È un ragazzo di valore, un grande professionista, e il nostro obiettivo è provare a valorizzarlo e a giugno eventualmente creare qualche plusvalenza, che era un altro degli obiettivi della proprietà. Faccio quindi una domanda... a differenza della Regina, che non aveva comunque neanche un giovane al di sotto del 95, cioè avevano Rivas 98, ma è di proprietà dell'Inter. L'obiettivo nostro è anche provare a valorizzare Santoro, Viero, Piacentini. Ecco, la domanda mia è proprio questa. Allora, mi inserisco nel solco di questo ragionamento che io condivido. Ma allora perché questi giocatori trovano così poco spazio? Perché deve essere un inserimento. Santoro ha giocato comunque tanto. Piacentini si è ritagliato un suo spazio, Viero ha dimostrato di poter essere un titolare, è normale che poi bisogna trovare un equilibrio anche tattico. Faccio considerazioni rispetto a tre nomi che potrebbero, però veramente sto andando a tentoni, potrebbero essere sulla lista dei partenti: Martignago, Ciancio e Lasic. Sono, ho sbagliato 3 su 3, 2 su 3, 1 su 3, oppure... Assolutamente, ripeto, in questo momento non possiamo fare nessun tipo di considerazioni. Sono tre partite talmente difficili che, superando questi tre ostacoli nella maniera giusta, le analisi potrebbero essere completamente diverse. Oh,
Altra considerazione che ci arriva da casa: nel caso decideste di intervenire in attacco, l'attaccante sarà di categoria superiore o di categoria inferiore? O anche della stessa, aggiungo io, perché poi anche prenderle dalla Serie C. Ripeto, forte, bisogna prenderlo forte. L'anno scorso siamo andati a prendere Infantino, un ragazzo che Saveriano ho avuto io a Carrara, e ci ha portato i gol che speravamo. Ogni tanto le cose ci riescono, qualche altre volte no, quindi l'obiettivo è sempre prendere un attaccante che ci possa, che possa risolvere le situazioni in tutte le squadre. Oggi sentivo addirittura il Bari che probabilmente andrà sul mercato a prendere due o tre attaccanti, pur avendo già Antenucci e Simeri. Antenucci, Simeri, Ferrari, Meglia, Floriano. Quindi, ci chiedo, ma perché uno tra Caidi e Speranza proprio non poteva rimanere? Parliamo di due ragazzi straordinari che hanno fatto la storia del Teramo e che sono stati a Teramo, se non sbaglio, 8 e 7 anni. 8 e 7 anni, sì. Credo che non esista in Italia una storia così lunga di militanza in una società, quindi è un cambio radicale, un cercare di ringiovanire un po' l'organico, anche l'obiettivo di valorizzare qualche nostro Posso? Giovane. In tempi non sospetti ho detto che Caidi e Speranza, quello che dico io, però io me li sarei tenuti. Però vorrei anche ricordare che, pur avendo Caidi e Speranza, quel famoso anno si dovette ricorrere alla difesa a tre, perché Caidi e Speranza avevano qualche problemino. Però lì era aspetta. Oggi portare, così rispondo anche al telespettatore, io rispetto tutte le idee, ci mancherebbe altro, però una difesa a tre oggi significherebbe poi giocare con cinque difensori, perché nella difesa a tre si suppone che gli esterni siano più portati al gioco offensivo che difensivo. Non voglio scomodare i paragoni con quelli di Serie A. Ci fermiamo alla... Intanto non è detto che devi fare il 3-5-2. In teoria, se ci fosse Luca Di Matteo, il Teramo avrebbe Cancellotti e Di Matteo che potrebbero farli. Uno perché Di Matteo già l'ha fatto, e Cancellotti perché... Ma anche Tentardini può farlo. Sì, però no. Poi se l'allenatore lavora in un determinato modo va accettato. Non è detto anche che se non... poi... Dov'è che abbiamo giocato? A Francavilla abbiamo giocato con i tre difensori, perché poi nel calcio di oggi tutti gli allenatori preparano una partita anche in funzione delle qualità e delle caratteristiche dell'avversario. Avendo anche Cristini, che adesso è infortunato, e Soprano al 100%, è sicuramente una delle ipotesi la difesa 3, ma devono star bene tutti e quattro i difensori che abbiamo in rosa. E l'allenatore è abituato anche a giocare col 3-5-1-1, cosa che ha fatto a Palermo, ha fatto anche in altre situazioni da altre parti. Invece io, addirittura, Minguzzi, volevo far vedere la Vibonese, che è una specie di cooperativa del gol. Adesso non so come direttore Minguzzi si sposi con il 4-3, se è un modulo che le piace. Comunque, insomma, è l'allenatore Modica, quindi Zemaniano della primissima ora. Peraltro, vediamo come si dispone in campo con questa schermata. Ci sono tanti ex: c'è Altobello, c'è Peterman e c'è Prezioso. Alcuni hanno avuto fortune alterne. Età media 23,14 anni. Non ci sono giocatori, direttore, di grandissima fama. Però è una squadra che evidentemente ha saputo mettere in campo delle idee molto innovative. Le piace? Sì, guarda, sul 4-3 ci ho vinti i campionati a Pescara con Galeone, quindi diciamo che era un modulo, soprattutto quell'anno lì. Poi dopo, vabbè, Zeman ha fatto altri campionati, ma il Pescara di Galeone quando giocavo io io mi divertivo a guardarlo. Veramente un modulo, chiaramente devi avere gli interpreti per poterlo fare. Io li ho visti a Viterbo, hanno fatto una partita strepitosa, meritavano di stravincere, hanno fatto molto bene. Conciliano con il calcio alcuni di questi. Lo fanno bene, l'allenatore sta lavorando molto bene, anche in passato l'ha fatto.
È un quando si lavora con Modica, che poi un po' è lavorare con uno Zeman 2, il direttore sportivo lo deve un po' accompagnare, nel senso che l'allenatore ha le sue idee, bisogna trovare giocatori specifici per questo, per beh, questo modulo. Non cambiando mai, devi per forza trovare degli interpreti per quel ruolo, per quella maniera di giocare, quel tipo di gioco. Perché tu puoi fare la squadra anche prendendo dei buoni giocatori, poi l'allenatore deve essere bravo a metterli in campo e in funzione dei giocatori che hai preso tirare fuori il modulo. Di solito si fa così. Poi quando ci sono gli integralisti, tra virgolette, come può essere Zeman o come lo era Galeone, e sicuramente come lo è anche l'allenatore della Vibonese, devi per forza di cose andare a lavorare su delle specificità. Poi l'allenatore è anche bravo magari a spostare qualche giocatore più avanti, più indietro, e a farli rendere meglio. Certo, loro stanno facendo un grande campionato, ma non ci sono solo loro, ripeto, questo è un girone dove stanno facendo benissimo delle squadre che magari, cioè, non sono più delle sorprese, perché anche il Monopoli e il Potenza anche l'anno scorso hanno fatto bene. Per cui è un campionato dove ci sono delle squadre importantissime sulla carta, squadre forti sulla carta, che poi in realtà qualcheduna ha rispettato le attese, molte, tipo Catania, ma anche il Catanzaro e secondo me anche qualcun'altra, non ha rispettato le attese. Ci sono delle squadre che sono squadre, tra virgolette, con delle rose normali, come quelle che abbiamo appena citato, che stanno facendo bene. Se devo dire quello che penso, siccome mi sono mosso molto e ho visto tante partite, non lavorando in maniera, quindi sto guardando più che altro, il girone B secondo me è un pochino superiore, perché nel girone B ci sono delle realtà importantissime con delle squadre molto 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 solide, con delle proprietà molto solide. È un campionato più equilibrato, perché nel girone B non ci sono delle realtà tipo Rieti, anche la Sicula Leonza, anche se la Sicula Leonza qualche giocatore ce l'ha, però ci sono delle realtà che sono in difficoltà. Nel girone B questo non esiste, cioè lo stesso Fano, che è ultimo in classifica, in realtà ha una proprietà molto solida, è una squadra, e quelle squadre lì, secondo me il girone B è un pochino più equilibrato, quindi un po' più difficile giocare anche con le ultime della classifica. Questo è un recupero palla tipicamente che abbiamo, insomma, a Pescara abbiamo visto in più di una circostanza, che e se rubi palla, lì fai male. Bravo, ai giocatori del Teramo gli fate vedere queste cose, sì. Perché noi di fesserie come quella che ha fatto quel giocatore, no, peraltro, sull'ultimo gol, quella le facciamo lì che spesso, hai visto partita, che è Vibonese Catania, che è finita 5-0. Cioè, parliamo comunque di una squadra pericolosissima. Allora, tutti questi discorsi che devo aggiungere, perché oggi, incontrandomi così in giro con alcuni tifosi, c'è anche che giustamente mi diceva: sì, ma fino a prima della partita con la Regina c'era un entusiasmo notevole, metteva in risalto che tra l'altro era uno dei 600, complimenti a tutti e 600, era uno di quelli andati presenti a Bari, parentesi, 600 tifosi del Teramo a Bari, una realtà come Teramo che di solito porta 2000 persone nella sua storia, facciamo una media, al campo in casa, 600 fuori significa che altre realtà ne dovrebbero portare 5000, quindi quei 600 da soli sono più importanti dei 600, dei 700 o dei 350 di altre società. E mi diceva: ma come, prima c'era tutto questo entusiasmo, adesso per una partita? Sì, perché la partita con la Regina non sei stato capace di reagire, ossia la delusione maggiore è stata nel secondo tempo, quando sotto di due gol magari ti aspettavi un po' più di, come devo dire, di veemenza, di tentativi, poi puoi anche perdere 3-0 e poi il tutto prima hai detto è ingigantito velocemente dalla sconfitta con il Picerno. Sì, quella era una partita che ancora grida vendetta, perché anche quella, con una squadra diciamo del tuo livello, ma facciamo finta che è del tuo livello, ma non lo è, non l'hai giocata. E quindi i cari giocatori si devono svegliare. Se vengono a dire in conferenza stampa il martedì e il venerdì, quando è che ci sta l'altra conferenza stampa, di per no, solo il martedì. Ci sta benissimo il martedì e dobbiamo lavorare, e vorrei vedere che non lavorate. Oh, dobbiamo impegnarci, vorrei vedere che prima non vi impegnate, no, dobbiamo migliorare, vorrei vedere che non migliorate. Mi hai detto una cosa prima di andare in onda, sì. Hai detto, nel corso degli anni, partendo proprio dagli ex che erano nella Vibonese, nel corso degli anni
Sono cambiati i dirigenti, Vincenzo Minguzzi, Sandro Federico, direttori sportivi, sono rimasti. I giornalisti e i tifosi. Ok. Ognuno per il proprio ruolo cerca di fare il meglio. Ai tifosi, francamente, soprattutto quelli che vengono sempre al campo, non è che si muoverà. Vai a vedere che adesso gira e rigira. Quando dico sono rimasti i tifosi giovanici, perché la premessa era che forse a Teramo comincia a essere da un po' di tempo a questa parte un ambiente nel quale non c'è la pazienza di aspettare il giocatore, di aspettare la squadra, di aspettare nel dare i giudizi, perché mi ero appuntato appunto al Tobello, Preziosi e Petterman, che sfido i 2000-2005 che vengono al campo, quanti di questi si ricordano di questi tre giocatori che sono titolari in Serie C, senza andare a ricordare Tulli, protagonista in Serie B con il Trapani, Gondo, come si chiama, che mo gioca con la Salernitana in B, Panico che gioca titolare in B, se poi arriviamo a Moreo, Forte ed okay, altri, okay, non scherziamo, va benissimo. Tutti i giocatori che quando sono stati qui, okay, ed entrambi. Però devo dire la verità, cioè, negli ultimi anni è cresciuto un po' il movimento a Teramo, cioè, sì, anche per via dello stadio, secondo me, ai tempi miei con l'altro stadio c'era un ambiente un pochino più paesano, adesso è diventato, a livello di pazienza, è cresciuta molto. Ma io infatti mi ci metto io per primo, parlo di pazienza nell'aspettare che un giocatore migliori, che cresca, sì, mo, per esempio tutti quanti dicono che Piacentini non può giocare. Però perdonami, io non è per spezzare la lancia, però chiedo ai due dirigenti. Secondo me Piacentini. Ma in quale parte d'Italia c'è questa pazienza? Chiedo a Sandro Federico e poi a Vincenzo Minguzzi. E io faccio fatica perché... No, effettivamente quest'anno secondo me si è ritrovato un entusiasmo incredibile. Io mi riferivo come il discorso generale, ho fatto la premessa, poi, 600 che da Teramo partono e vanno a Bari, quell'altra trasferta che ne erano in 300, perché? Ancora più lontana di Bari, quindi ci mancherebbe altro al pubblico di quest'anno, all'ambiente di quest'anno. Ma è normale non che non ci sia niente. Pazienza. Ma mi riferisco anche agli ultimi anni. Ovviamente. Ti dovevi salvare, chiunque ci stava non era buono. Ma ripeto, io per primo ho criticato tanti giocatori, per quello vuole essere una battuta, sono rimasti solo i giornalisti e i tifosi. Viviamo ovviamente bisogna avere sempre un equilibrio, no? Dopo Ternana e Bari, noi al nostro interno eravamo convinti di aver fatto delle buone partite, ma partite che dovevamo anche, soprattutto quella della Ternana, dovevamo vincere. Avevo un grande rammarico dopo la partita della Ternana, perché ci avevano concesso delle occasioni e delle possibilità con una Ternana che fuori casa è una delle migliori, se non la migliore, di tutto il girone insieme al Bari. Quindi vuol dire che questa squadra ha dei valori importanti. La partita della Regina è una partita che il primo tempo è stato giocato, il secondo tempo siamo stati forse troppo remissivi. Questo è assolutamente vero. Direttore, ma si parla di pazienza, ma tutto viene commisurato ai risultati. Cioè, noi fino a settimana scorsa stavamo parlando dell'entusiasmo per il pareggio di Bari, poi arriva la sconfitta contro la Regina e sembra di stare parlando di una squadra totalmente diversa. In realtà stiamo parlando della stessa squadra con gli stessi punti della settimana precedente, solo con una partita in più. Ma è normale che sia così o no? È normale, cioè perdere, cioè lasciamo stare la Regina è prima in classifica, però fa la Serie C come il Teramo, quindi perdi 3-0 in casa ti dà fastidio sicuramente, quindi certo, la valutazione non può che essere positiva, perché insomma le sconfitte in casa danno fastidio anche se contro la prima in classifica. Se così, cioè la mentalità, insomma, oggi Costa Ferreira l'ho visto un pochino più sul pezzo, nel senso cioè, che magari si rende un pochino più conto della realtà del momento e quindi stimola a una crescita.
Le dichiarazioni di chi è contento di aver perso in casa 3-0 perché ha giocato contro una squadra fortissima non le ho capite sinceramente, perché ma anche del pareggio in casa con la Ternana, che sembrava sembrava un risultatone secondo me, poi dopo alla lunga, quando tu sai che dopo devi andare a Bari e giocare con la Regina, vincere in casa con la Ternana secondo me sarebbe stato, se hai delle velleità, Poi, ripeto, il Teramole, che belle idea ha, ma io guardo anche io, al direttore Sandro Federico, perché devo dire la verità, adesso a scanso di minuti, non me ne vogliate, non me ne voglia il direttore, però noi all'inizio abbiamo sentito grande entusiasmo, allora, e abbiamo sentito la parola Serie B, poi a un una certo volta punto è scomparsa, poi siamo arrivati a, il treno delle 4-5, poi adesso ai playoff, insomma. Allora, il calcio è un pochino cambiato, no? Negli ultimi anni, io faccio questo lavoro da tanti anni, cioè i capelli bianchi, anche la Serie C soprattutto negli ultimi anni è diventato un costo pesantissimo, e il fatto di pensare di fare plusvalenza secondo me è abbastanza utopia, nel senso che giocatori da fare mercato in Serie C è un po' difficile. Quest'anno la Viterbese, che io parlo un po' della Viterbese perché l'ho seguito fino all'anno scorso, quindi ci ho lavorato per 3 anni di fila, aveva un giocatore, si chiama Van de Put, che secondo me in Serie C è un ottimo giocatore, ma l'ha venduto per 80.000 euro. Cioè, stiamo parlando di un attaccante forte che l'ha preso in Vicenza. Cioè, non ci sono più soldi, ci sono pochissimi soldi, e quindi secondo me pensare di fare delle plusvalenze è un pochino difficile. Poi, soprattutto se con un difensore o un giocatore in un ruolo dove è un po' complicato, un portiere o un difensore. Già se è un attaccante forte, ma dobbiamo parlare di un 2000-2001, forse cominciano a colpire un pochino l'occhio di chi viene a vedere le partite, ma altri giocatori secondo me è difficile. Per cui io penso che quest'anno, cioè adesso il Teramo deve pensare soltanto a fare una cosa, a cercare di fare più punti possibili di che a gennaio, migliorare la squadra, perché ormai sei in ballo e devi ballare, perché se hai fatto questo tipo di squadra d'estate è perché avevi delle velleità, per cui a gennaio vanno rinforzate, e poi vedere quello che succede nel giorno di ritorno. Poi l'anno prossimo è un altro campionato, ci sarà un'altra storia, sarà tutto da verificare se quello che hai fatto di buono può essere una base di partenza per costruire una squadra, nella speranza che il presidente mantenga comunque quell'entusiasmo che serve per fare queste categorie, dove per forza di cose a fine campionato, io ho lavorato con Piero Camilli tanti anni tra Grosseto, Viterbo e anche Pisa, però insomma lui era un imprenditore importante, non so, ma semplice, no complicatissimo, però era uno che alla fine dell'anno sistemava sempre tutte le cose, però doveva andare in tasca, e tutti gli anni in Serie C purtroppo devi andare in tasca. È un campionato che va modificato, cioè vanno studiate delle cose, perché c'è chi ci rimette poco, c'è chi ci rimette tantissimo, ma non c'è nessuno che arriva alla fine inattivo. In B, se sei bravo, lo puoi fare, in C assolutamente no, perché non è più come una volta. Io così faccio una citazione, perché io credo di aver fatto l'operazione di mercato più importante del Teramo della sua storia, perché presi un ragazzo per niente svincolato dalla Lazio, che fu venduto a Lecce per una cifra piuttosto importante per l'epoca, però quei numeri lì non ci sono più, che era Angelo Paradiso, che poi si è perso nel nulla, andò a giocare addirittura a Ibiza, però fu venduto a Lecce per una cifra vicina al miliardo. Vabbè, ma erano appunto, come hai detto tu, altri tempi, il ruolo mancare. È un po' più complicato adesso, direttore. Fare plusvalenza in Serie C non è semplice. Poi chiudiamo, perché chiedo scusa. No, vabbè, sarà che sono stato anche forse fortunato, ma 3 anni fa mi è capitato Gnaoré alla Carrarese, venduto prima al Palermo per 500.000 euro, poi è arrivato il Napoli, se l'è preso a 200, mi sembra. 2 anni fa a San Benedetto con Mancuso si poteva veramente realizzare qualcosa di importante, secondo me almeno 1 milione di euro. Quindi io dico sì, non è facile, soprattutto in determinati ruoli, ma in qualche modo dobbiamo provare anche a recuperare e provare a valorizzare qualche ragazzo. Cioè ci dobbiamo provare, dobbiamo tentare di buttare dentro qualche ragazzo di proprietà,
perché sennò poi ovviamente i presidenti sono costretti sempre a metterci comunque sempre troppi soldi e il tentativo va fatto. Per come il giovane va in campo, perché serve per l'entusiasmo, la corsa, il dinamismo, per abbassare i costi di gestione, perché un giovane ti guadagna il minimo federale e ti occupa un ruolo. Assolutamente, oltre al rendimento. Sono queste più che il discorso delle plusvalenze, che ripeto secondo me è diventato complicato adesso. Per concludere il discorso quello di prima, stavo pensando... Per concludere il discorso, ho detto prima l'amico da casa, non ho letto gli sms, però ho fatto un sunto, chiedo perdono, ma eravate veramente tantissimi. Provate a fare un sunto di tutte quelle che erano le sollecitazioni da casa per concludere il prossimo turno, fatemi, altrimenti dalla regia mi uccidono. Solo velocemente, quando parlo di pazienza, l'esempio è Piacentini. Io auguro a Piacentini le migliori fortune e sono in parte convinto che potrà arrivare a giocarsi le sue carte nei prossimi anni in categorie superiori. Però quando si parla di bisogna avere fiducia nei giovani, tante volte anche un cenno di incoraggiamento. Se facciamo un referendum, la maggior parte delle persone chiedono un difensore centrale, se non addirittura due, con Piacentini che si deve sedere in panchina. E non credo che i problemi del termo in difesa dipendano solo ed esclusivamente da Piacentini. Anzi, quelli per Piacentini è quello che incide di meno in modo negativo. Se poi è vero, come è vero, che dall'inizio del campionato 2, 3, 4 società di A e B lo seguono settimanalmente, un motivo ci sarà. Magari poi Piacentini non farà carriera, ripeto, io glielo auguro, perché un bravo ragazzo, però quando io parlo di pazienza, è quella che tante volte una parola a incoraggiare il ragazzo, e parla uno che quando si tratta di criticare non si è mai tirato indietro. Però lo dici di martedì, non la domenica, va bene, ma ti capisco, perché anch'io ma la domenica ne ho quasi noti, ma prossimo turno, ecco, bravo, di a Maurizio che siamo andati 15 minuti, eccolo qua. Allora, Vibonese Teramo, lo stadio Razza, insomma, speriamo che questa volta vada un po' meglio rispetto alla partita corrente, che lasciò più di qualche rammarico. Va bene, siamo davvero in chiusura. Grazie a Sandro Federico per essere stato in nostra compagnia. Grazie soprattutto a voi, perché ci ha dato delle risposte anche sul mercato di gioco. Un'ora e 13 minuti di trasmissione per accontentare in parte il primo telespettatore, i primi che dicevano la trasmissione fatela durare di due ore con calma, e mezza. Ci si arriverà. Grazie al direttore Vincenzo Minguzzi, grazie direttore per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Francesco e Francesco, però non mi hai detto che cosa pensi della Mise. Ah, bene, complimenti a chi te l'ha suggerito. Lo sapevo, troppo facile la risposta. Grazie Francesco. Oh, martedì prossimo sarà una serata complicata. Beh, serata di Champions. Ancora va bene, ti volevo far arrabbiare. Io Champions. Ciao Francesco, grazie in regia. Eccoli qua, tre scalmanati. Eccoli qua, insomma, sono quasi assonnati. Lautaro Martinez anche. Grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo martedì prossimo. Buonanotte.